A me toccano quasi sempre i ringraziamenti perché spesso parlo alla fine, qualche volta anche in tarda serata come oggi. E quindi devo prima di tutto ringraziare quelli che ci hanno prestato la voce all'inizio di questa serata. Alcuni di loro c'erano 13 anni fa, quelle voci sono tratte dal decennale della morte di mio padre e oggi non ci sono più. Umberto Pagano, Mario Russo Frattasi, Aurelio Gironda. Altri invece sono ancora fra noi, Luigi De Marco, Nichi Vendola. Ovviamente devo ringraziare Oscar Iarussi, Piero Curzio, Daniela Mazzucca, Gianni Di Cagno, Rino Marrone, Daniele Francesca Carabellese. Devo ringraziare Anna Maria Minunno. Devo ringraziare Antonio De Caro, che ormai è uno di noi. E poi devo ringraziare noi, le mie sorelle e i miei fratelli della giusta causa, che ci hanno permesso di arrivare qui. Devo ringraziare Alessandro Piva, che non so bene perché da tempo mi onora con la sua amicizia e la sua arte, è ormai un fratello acquisito per me. Devo ringraziare il mio fratello maggiore, quello vero, che come sempre ha tracciato la strada. È una strada impervia per me. Perché oggi mi sono accorto con sincero sgomento che in questi 23 anni io ho parlato sempre in pubblico, di mestiere parlo in pubblico, ma non ho mai parlato, non ho mai fatto un discorso pubblico su mio padre. Ne ho parlato diverse volte, parlando di altro, forse ne ho parlato sempre per un verso, ma non ho mai parlato di mio padre in una serata dedicata a lui. E questo è un problema, perché un discorso pubblico, un discorso responsabile, richiede distacco emotivo, autocontrollo, padronanza dei contenuti, non è il mio caso. E chi mi conosce lo sa, sa anche perché, ma questo è un discorso privato, personale, familiare, che non c'entra. Perché noi oggi abbiamo parlato, stiamo parlando di un personaggio pubblico, sindaco, avvocato, senatore. Io credo che oggi chi lo ha conosciuto lo ha ricordato, chi ne aveva una memoria vaga perché era troppo giovane se l'è visto davanti e forse anche chi stasera l'ha visto e sentito per la prima volta ne ha un'idea. E quindi è difficile per me dire qualcosa di meglio. E allora ho fatto come fanno quelli bravi e mi sono ispirato a un altro gigante e ho pensato ad alcune parole che potessero funzionare per mio padre. La prima parola è umiltà. Io lo so che è difficile immaginarlo, ma Pietro Leonida La Forgia o Pierino La Forgia o come lo volete chiamare, era una persona profondamente umile. Io non l'ho mai sentito trattare nessuno con alterigia, con sufficienza, con superiorità, nessuno, di qualsiasi estrazione sociale, di qualsiasi livello culturale. Viceversa, l'ho sentito tantissime volte esaltare l'intelligenza, la cultura, le capacità altrui. Era addirittura disarmante quando pretendeva che io correggessi i suoi discorsi pubblici o scrivessi le cose per lui. Non tutti lo sanno, ma molte delle cose che ha scritto mio padre le abbiamo scritte a quattro mani. Lui enorme e io giovane imberbe. Lui che spostava l'aria ogni volta che entrava da qualche parte o che iniziava a parlare con quella voce che avete sentito dopo la notte insonne del Consiglio Comunale del 1992. La seconda parola è coraggio. Io non ho mai visto mio padre temere qualcosa o qualcuno per sé. Non sono riuscito mai neppure a immaginarlo impaurito. Ogni volta che riteneva fosse giusto fare qualcosa la faceva e basta, senza esitazioni. Lo faceva in aula, da avvocato, senza pensare a chi difendeva, al cliente, tantomeno a chi avesse davanti. Ma lo faceva anche da cittadino.
fino ad arrivare una volta a sedersi sui binari e quindi lui a commettere un reato, perché il treno partiva lasciando i pendolari a terra, perché non c'era più posto in terza classe e lui non fece partire il treno, sedendosi sui binari ed era difficile da spostare. Leonida, di nome e di fatto. Una sola volta l'ho visto spaventato mio padre, quando una volta, accade ormai 25 anni fa, gli dissi che avevo assunto la difesa di un imputato molto noto, in un processo molto noto, e lui spalancò gli occhi e disse no. Non perché non fosse d'accordo, perché non mi riteneva all'altezza, ma perché sapeva che avrei pagato un prezzo altissimo e forse sapeva che lui non ci sarebbe stato. Fatica, sacrifici, solitudine, senza un padre così grande a cui potersi rivolgere. Era un rischio che ho dovuto correre da solo, ma ce l'abbiamo fatta. Perché solo lui e io sappiamo quante volte mi sono rivolto a lui. La terza parola è passione. Lui ha sempre avuto una marcia in più, perché con gli altri c'era sempre un enorme distacco di cuore, passione civile, nel senso proprio del termine. Nulla di quello che ha fatto lo ha fatto per dovere o per abitudine, anzi, quando ha percepito nel suo livello più alto, quello di diventare senatore della Repubblica, che quel lavoro era un lavoro ripetitivo, che in realtà non si poteva fare da senatore, quello che lui pensava di dover fare, era depresso. Mentre lui era un entusiasta, perché lui era felice di aver fatto la sua vita, della sua vita, la passione per la giustizia e la passione per la politica. Poi c'era anche la passione per sua moglie, ma questo è un discorso personale che lasciamo perdere, senza la quale non sarebbe stato quello che è diventato, ma questo è un discorso privato. Io lo so che fa sorridere oggi molti parlare di passione per la giustizia, di passione per la politica. Giustizia è un termine abusato che ciascuno declina a modo suo. E lui invece, lo ha ricordato Fernanda Contri tanti anni fa, fu il primo a parlare di servizio giustizia, ribaltando l'idea di un potere dello Stato. Non sono i cittadini davanti ai giudici, sono i giudici davanti ai cittadini. Giudici e avvocati sono al servizio dei cittadini. Una rivoluzione che ancora oggi si stenta a comprendere. Della politica poi meglio non parlare, perché chi è di sinistra non ha da tempo una casa. La politica è ormai un mestiere, una tecnica di conquista e mantenimento del consenso, un mezzo per la conquista del potere personale. L'ho detto prima quando mi hanno intervistato, lui la pensava esattamente all'opposto, che la politica avesse un senso solo per le sue finalità, che per lui era lo scopo di migliorare le condizioni della vita di tutti e prima di tutti di quelli che stanno peggio, i bambini, i minori, i disabili, i poveri, gli stranieri, i matti, i detenuti. Forse per caso, ma ieri l'associazione ha fatto un'intera giornata sulla condizione delle carceri in Italia. Io sono certo che gli sarebbe piaciuta, infischiandosene dei voti. La quarta parola è coerenza. Non è mai arretrato di un millimetro per convenienza. Avrebbe potuto guadagnare molto di più come avvocato. Avrebbe potuto essere un politico di molto più largo successo se avesse fatto compromessi. E invece lui rifiutava le cause importanti e prendeva le cause che non davano nulla. E sempre per coerenza, lui ebbe una polemica fortissima, pochi se la ricordano, solo chi ha avuto accesso alle sue carte in questi anni, durante la prigionia di Aldo Moro, perché mio padre criticò fortemente le lettere di Aldo Moro contro la Democrazia Cristiana e contro lo Stato.
e ci furono delle polemiche fortissime all'epoca, o quando entrò in rotta di collisione da sindaco con l'ordine degli avvocati, con il suo sindacato, il sindacato che lui aveva fondato, del quale era stato presidente, per la scelta di portare il giudice di pace al quartiere San Paolo. A proposito di giustizia e periferie, coerente con le idee, è stato ricordato, di socialista democratico e libertario sino all'estremo, tanto da allontanarsi dal Partito Socialista dopo l'avvento di Craxi, senza diventare mai antisocialista e men che meno giustizialista o peggio, moralista. La quinta parola è fede. Non ne ha parlato nessuno stasera, ne ha fatto solo un accenno mio fratello. Ma mio padre, laico e non credente, lontanissimo dalla liturgia cattolica, era un uomo di fede. E un giorno ricevette questa strana lettera. La scrisse il vescovo di Termoli Larino, che si chiamava Francesco Ruppi. Tu, convinto, incallito laico, ma che dici, caro Pierino? Tu sei uno degli spiriti più religiosi che abbia mai incontrato. E sapessi quante volte mi sono rifatto da vescovo alla tua foga divorzista, abortista, quante volte ti ho rivisto con la tua maestà forense e tribunalizia da pontefice laico, più orientale che occidentale, che al di là delle parole e delle argomentazioni aveva sempre un'immensa passione per l'uomo, per ogni uomo e soprattutto per il più povero. Ti ho sempre definito defensor pauperum e spero che il tuo procuratore, Michele, che mi auguro sia figlio tuo, abbia la tua stessa passione e il tuo slancio purissimo di altruismo e carità. E tu sei laico, incallito, se lo sei, hai sotto sotto uno spirito evangelico purissimo che vorrei presente in ognuno dei miei preti. Sono arrivato alla fine e mi sono reso conto che ho enunciato un programma politico per il terzo millennio. Umiltà, coraggio, passione, coerenza, fede. Tutto quello che manca oggi alla sinistra. Io mi sono chiesto tante volte in questi anni, qualcuno lo sa, l'ho anche scritto, cosa avrebbe detto mio padre se fosse stato qui fra noi di questi tempi? Io sono certo solo di una cosa, non si sarebbe fermato, non si sarebbe arreso, non avrebbe incominciato a dare anche lui fiato al coro dei nostalgici, lui che è la ragione della nostra nostalgia, non sarebbe rimasto a casa, anzi, se posso dirlo, ci avrebbe preso tutti a calci nel sedere e ci avrebbe chiesto con la sua voce: cosa aspettiamo? A metterci davanti alle ruspe, a scendere in piazza, ad andare per strada, a denunciare la deriva reazionaria e xenofoba che ha preso questo paese, a difendere i più deboli, quelli che non hanno niente, neppure il diritto di essere poveri, i migranti. Io sono certo che non sarebbe rimasto indifferente neanche di fronte alle elezioni europee e a quelle amministrative. E sono sicuro che lui ci avrebbe invitato all'unità, come faceva addirittura con i suoi avversari. Non avrebbe accettato divisioni, ma non avrebbe tollerato trasformismi, operazioni di potere, mercati dei voti. Lui i mercanti li avrebbe cacciati dal tempio, avrebbe preteso impegni precisi per la città, il programma a cui ha fatto riferimento Gianni Di Cagno: periferie, povertà, accoglienza, un luogo per la giustizia, bellezza, il mercato del pesce in piazza Ferrarese,
politiche giovanili, stop poveri in Bari, aveva visto lontanissimo in quei pochi mesi, scuola, sport, cultura, candidate e candidati giovani, perché loro è il futuro. E così alla fine abbiamo anche un programma per la città e qualche idea per la campagna elettorale, per il candidato sindaco, che per noi è Antonio De Caro. Leonida è qui fra noi, sono certo che sarebbe stato felice di esserci, e io sento il dovere nel mio piccolo, nel mio enormemente più piccolo, di continuare testardamente a combattere per ogni giusta causa, come abbiamo detto quella volta, in questo stesso luogo, ormai molti mesi fa. Noi non ci arrenderemo mai. Grazie.